Come si diventa campioni? È talento? Genetica? Duro lavoro? Ti presento oggi in questo video quelli che sono secondo me i 5 fattori, le 5 aree più importanti per la costruzione di un campione. Io qua sul mio canale mi occupo prevalentemente di sport e di situazione, ma in questo caso il discorso si estende anche a tutti gli altri. Partiamo subito. Numero 1, componente genetica. Attenzione, perché genetica non vuol dire talento. Molti infatti confondono questi due termini, in realtà sono molto diversi. La genetica è la mia predisposizione verso qualcosa, che può essere una predisposizione strutturale, anatomica, fisiologica. Se per esempio sono alto 1,95 m, questa qua è chiaramente una predisposizione positiva verso alcuni sport dove appunto si predilige l'altezza, come per esempio il basket, i salti. Ecco che, prendendo l'esempio del basket, se io sono alto 1,95 m e ho le stesse capacità, le stesse abilità di un altro ragazzo alto invece 1,60 m, è chiaro che tra me e lui chi avrà più successo in questo sport sarò io. Non si tratta però di talento, bensì di fortuna, e in questo caso altro non dovrò fare che ringraziare i miei genitori. Spesso tendiamo a vedere il talento come un qualcosa per cui siamo nati per un certo sport. Bene, dovete sapere che all'interno di una scala di priorità, quindi di una classifica di priorità di madre natura, lo sport sarà sicuramente agli ultimi posti. Il nostro scopo qua sulla Terra è quello di sopravvivere, non di vincere una medaglia o un mondiale. Ecco perché, per quanto mi riguarda, il talento non ha ragione di essere. Quindi, se andiamo ad unire le mie predisposizioni genetiche con quelle di allenamento costante e continuativo per qualità e quantità, nel tempo ho fatto bingo. Piccola parentesi, all'interno del mondo genetica non c'è soltanto la statura, ma c'è anche per esempio la percentuale di fibre veloci e lente, la lunghezza dei miei arti e molte altre cose che sono così fisse e immutabili. Numero 2, stimolazione precoce, ossia tutto l'insieme di stimoli che un bambino o una bambina riceve nei primi anni di vita, da 0 a circa 5-6 anni. Qua c'è la prima finestra importantissima, cruciale per la creazione di un campione o di un atleta completo, sia a livello motorio che psicologico. La parola d'ordine in questo caso è esperienze. Infatti, quante più esperienze motorie vado a fare in questo frangente di vita, quanto più sviluppato sarà il mio apparato nella sua globalità. In particolare dovrà compiersi lo sviluppo degli schemi motori di base, quindi correre, saltare, camminare, rotolare, lanciare, saltare, tutte quante in forma libera, multipla e ludica, cioè ci deve essere anche il divertimento. Oltre a questo, anche tutto lo sviluppo dei miei analizzatori, quindi di tutti quei recettori interni e esterni che hanno in qualche modo a che fare con il movimento. E soprattutto parliamo dell'analizzatore visivo, acustico e cinestesico. Chi ha avuto infatti una stimolazione ricca in questa fase avrà una maggiore facilità di apprendimento motorio. Che cosa vuol dire? Che avrà una grande capacità di apprendere movimenti più complessi, il servizio in un tennis, la schiacciata nella palla a volo. Perché? Perché più è grande il mio bagaglio di esperienze, maggiore saranno gli strumenti a mia disposizione. Cioè, stimolazione ricca, tanti strumenti, stimolazione povera, pochi strumenti. Numero 3, ancora stimolazione, ma stavolta tardiva, ossia l'insieme degli stimoli, stavolta diversi, adesso vedremo quali, all'interno della seconda finestra temporale, che va appunto dai 5-6 anni ai 12-14 anni a seconda di maschi o femmine. Qua infatti sarà fondamentale lo sviluppo stavolta delle capacità coordinative, sia generali che speciali, che sono tante e vanno sviluppate tutte in modo completo, variato e multidisciplinare. Col procedere poi dell'età sarà importante andare a specializzare le capacità coordinative in relazione allo sport praticato. Numero 4, l'ambiente. Prendiamo per esempio la mia condizione. Io sono nato in provincia di Pisa, in un paese di 5.000 abitanti, e se da piccolo avessi voluto diventare un campione dello sci, avrei dovuto fare ogni giorno 1 ora e mezzo per arrivare alla montagna più vicina a andare e 1 ora e mezzo circa a tornare. E soltanto in quei pochi giorni all'anno dove lì appunto è presente la neve. Capite bene che per me sarebbe molto difficile raggiungere l'alto livello con una scarsa disponibilità di montagne. Idem se abitassi magari in montagna e volessi diventare un campione del surf. Altra cosa che riguarda l'ambiente sono gli impianti. Se vivo in una città particolarmente sviluppata avrò anche accesso a strutture magari nuove,
nuove con strumenti innovativi. Stesso discorso per quanto riguarda le capacità economiche della famiglia. Diventare pilota di Formula 1 presuppone una spesa molto elevata nel corso degli anni, soprattutto nella prima parte, cosa che invece è molto più ridotta, per esempio, se volessi diventare un calciatore. Ora, con questo non voglio dire che se non ci sono questi presupposti è impossibile che io diventi un campione. Lo sport è pieno di esempi di giocatori o di atleti che sono, diciamo, hanno iniziato la loro carriera al limite e poi comunque sia in un modo o nell'altro sono arrivati nell'alto livello. Io sto semplicemente parlando di maggiore o minore probabilità. Numero 5, la fortuna. Anche questa in pochi ci pensano, ma in realtà gioca un ruolo molto molto importante, soprattutto in momenti chiave della carriera. Il fatto, per esempio, di trovare l'allenatore giusto che ti insegna nel modo corretto, ti dà fiducia, crede in te. Oppure quell'osservatore che viene a vedere proprio la partita in cui tu vai alla grande. Ma poi anche l'assenza di infortuni, anche questa non da poco. Questi qua sono i 5 fattori fondamentali, secondo me, per costruire poi un atleta di successo. Ovviamente non bisogna dimenticare poi anche tutto il periodo di specializzazione, che appunto va da quei 12-14 anni in poi, quindi lo sviluppo poi specifico delle capacità coordinative, del gesto tecnico, delle capacità condizionali, senza poi dimenticare anche altri aspetti come quello mentale, quindi psicologico, ma poi anche alimentare e così via. Scrivi nei commenti quelli che invece sono secondo te i fattori che determinano la riuscita o meno all'interno di uno sport. Alla prossima!